Ultime battute della campagna elettorale turca. Alla vigilia delle legislative è dato per certo il terzo mandato del premier Recep Tayyip Erdogan al potere dal 2002, con l'AKP a oltre il 45% dei consensi. Ma per riscrivere la Costituzione e mirare alla presidenza, come Erdogan intende fare, deve ottenere una vittoria netta. Allora fino all'ultimo è caccia agli incerti. Banchetti e volantinaggio non stop anche per il CHP, Partito Repubblicano del Popolo, accreditato al 30%, l'accento posto sul timore di una deriva islamica e plebiscitaria. Sarebbe un peccato che questo oscuro sistema continuasse nel nostro paese. Ci saranno giorni anche più neri se il CHP non vince le elezioni e se non saremo incoraggiati nella nostra lotta. Il primo ministro potrebbe non ottenere i 2/3 in Parlamento, cosa che sarebbe buona, perché tutto questo potere comporta problemi, come per esempio il sistema presidenziale, e non sappiamo se siamo a favore o meno. Forse è meglio non raggiungere il numero sufficiente di posti e di potere. 53 milioni gli elettori chiamati a votare per 550 deputati e 15 partiti.